Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Nel marzo dello scorso anno, in pieno lockdown e con i contagi che quotidianamente salivano a dismisura, iniziò a circolare un messaggio su WhatsApp dal contenuto diffamatorio per un supermercato di Ascoli, il Conad di Via Mari, ed anche per uno dei dipendenti. A questo punto, i titolari del punto vendita, per tutelare l'immagine dell'attività commerciale e quella del lavoratore, hanno deciso di sporgere denuncia, dalla quale è partita l'attività investigativa che ha permesso di individuare l'autore di quel messaggio. A distanza di quasi un anno, questo spiacevole episodio è giunto a conclusione. Ci spiega come Roberto Panfini, il legale rappresentante della società che gestisce il supermercato. Grazie all'attività investigativa della Polizia Postale siamo risaliti all'identità del ragazzo che si è scusato più volte e da parte nostra abbiamo pensato di ritirare la querela soprattutto per tutelare il ragazzo, perché in questa giovane età questo scherzo potrebbe costargli caro. D'altra parte non abbiamo voluto passare sotto traccia la notizia perché appunto per questa volta invece a tutela di tutte quante le attività che possono essere vittime di situazioni del genere, perché le persone purtroppo, soprattutto più giovani, non si rendono conto che diffamare o usare i social per determinate azioni è un reato e potrebbe causare gravissimi problemi a chi subisce questa diffamazione. Con questo speriamo di aver fatto un buon gesto e speriamo soprattutto che un domani chi intende infangare le attività del territorio e le persone che sono a lavorare in esse ci ripensi due volte.